Ciao ragazzi, come state? Oggi mi è arrivata la nuova Yume Twins Box. Andiamo a scoprire l'interno insieme. Allora, l'ultima, quella del mese scorso, mi aveva lasciato molto a desiderare. Era quella del compleanno, del primo anno di attività, ed ero rimasta veramente molto male perché non c'era niente di interessante. Vediamo questo mese. Allora, questo è il classico magazine. Come vedete è il volume 14 luglio 2017, Summer Holiday, quindi vacanze estive, ma lo guardiamo dopo. Allora, vediamo. Intanto vedo un Ufufi, mi pare che si chiamino. Aspettate che sposto la box. Di Mini, che è troppo kawaii con questi colori un po' pastellosi. È veramente morbidosissima, veramente bella, bellissima. È proprio fatta benissimo, è originale Disney, come vedete, anche col marchio. Ed è troppo troppo carina, è davvero simpatica. Poi andiamo avanti, c'è questa scatolina con questi che presumo siano cerotti. Ce ne sono in teoria 15, proviamo a vedere. Eccoli qua, cioè, sono veramente tanto carini. Guardate che belli! È veramente un peccato utilizzarli. Sono super super kawaii, troppo troppo belli. Questi sono proprio carini, molto molto carini. Ritorniamoli a mettere dentro alla loro scatolina. Ecco qui. Poi abbiamo una box Rement, sempre a tema Sanrio, quindi con diversi personaggi della Sanrio. Abbiamo Hello Kitty, questo dovrebbe essere My Melody. Poi qui abbiamo i Little Twin. Ce ne sono addirittura 8 tipologie che si possono trovare. Vedete? Così. Oppure queste. Ma dopo lo apriamo insieme. Poi un altro articolo a tema Sario di My Melody. Allora, questo è molto carino, super glitterato, nero. E all'interno abbiamo questo che presumo sia un dentifricio. Penso di sì. Day Shine White, sì, con più fluoro. E quindi presumo che questo sia un spazzolino da denti. Guardate che carino che è. Vediamo. Eh sì. Molto molto bello, praticamente è un kit da viaggio o anche da borsetta, insomma. Molto molto bello. Questo sì che mi piace. Poi abbiamo finito, abbiamo le card che avevano tanto pubblicizzato di Sailor Moon. E all'interno ci sono tutti o la maggior parte dei personaggi della serie TV, dalle, vabbè, nostre supereroine, diciamo, nei panni di ragazze normali, in Sailor mentre sfoggiano i loro poteri. Qua abbiamo i gatti, Luna, Artemis, le Sailor, Jupiter, no, scusate, mi sono persa, e Nettuno, Urano. E poi c'è anche quella,
Olivia, che era l'amica di Kibiusa, anche qua in varie trasformazioni, insomma, molto carine. Vediamo giusto all'interno come sono. Penso che siano comunque un articolo da collezione, che è molto particolare. Allora, vediamo. Il retro è per tutte uguale così con Sailor Moon. E il davanti, eccolo qua. Sono fatte veramente molto bene. Abbiamo due bianche, vediamo le altre. Questa è la posa di fine trasformazione. Si sta... Ah no, simile. Che particolare che hanno fatto questa di Sailor Mercury. No, sono veramente molto molto carine, ben fatte, ben disegnate soprattutto. Sono, presumo quindi a sto punto, proprio originali di Sailor Moon. E sono proprio un articolo da collezione. Sì, sono proprio, proprio belle. Non credo che le utilizzerò perché mi dispiacerebbe rovinarle e fanno parte appunto del set per il 20° anniversario di Sailor Moon. Ok, quindi diciamo queste sono le cose che erano all'interno della box, quindi le card, l'Ufuffi mi pare di Minnie, questo molto utile e carino di My Melody, il Rament e i Cerotti. Ma onestamente, cioè, allora, le cose sono carine. Però, non lo so, mi lascia ancora un po' perplessa questa box. Infatti, credo che la prossima non la acquisterò, quella di agosto. Però, vabbè, valuteremo. Apriamo intanto questa scatola di Element e poi guardiamo il magazine. Allora, vediamo un po'. Questa, come vedete, è tutta la serie, molto carina, molto stile giapponese. Dietro, presumo sia quello che ho trovato, quindi quello dei Little Twin, con l'immancabile caramellina che c'è in ogni Rament. Questo è il... Ah, è lo scenario, questo qua. Guardate che carino. E questo è il set che adesso andiamo a comporre. Vedete, sono tutti divisi, ognuno ha il suo scompartimento. Che carini che sono. Allora, ok, sono plastica comunque. Vediamo allora questo che è la base. Ecco, abbasso un attimo. Quindi questo, guardate che carina! Cioè, è troppo carina. La mettiamo qui. Anche lui, bellissimo. Lo mettiamo così. Poi abbiamo questo che
Non ho capito che cosa dovrebbe rappresentare, che va in parte. Poi abbiamo il piattino dove va questo dolcetto a tre strati a forma di stella. E qua c'è il coltello con la stella finale per tagliare il dolce. E devo dire che è veramente molto carino. Qui praticamente adesso taglio. Ok. E poi piego, presumo un po' a caso. Qui me lo devo fare la teglia divisoria. Avrebbe così. Vi mostro un attimino come è venuta. Sposto la videocamera. Beh, tutto sommato è molto molto carino. Ok. Ora passiamo al magazine, quindi come abbiamo detto è il magazine di luglio, pare 2 mesi fa ormai si legge nel verso italiano, quindi da sinistra verso destra e non più da destra verso sinistra come era all'inizio, che era più giapponese, era anche più carino. Qui abbiamo la prefazione, qua le pagine, vabbè, andiamo avanti. Questo era il contenuto della box, quindi abbiamo i cerotti che erano di 4 tipologie. Devo dire che ho avuto quella più carina, secondo me, perché questa era a tema Parigi, questa con questi orsi che non mi piacciono per niente, ma questa era molto carina, che era con sole, luna e stelle. Poi, beh, questi sono, ecco, loro li chiamano potemochi, si chiamano così. Non so perché mi viene da dire ufufi. Potemochi squishy plush. Sono di 16 centimetri. E c'erano appunto 5 versioni. A me sarebbe tanto piaciuto ricevere l'alieno o Paperino. L'alieno in assoluto sarebbe stato bellissimo. Però sono comunque molto contenta di Minnie piuttosto di Topolino o Winnie the Pooh. Quindi dai, tutto sommato, bene. Poi questo è il My Melody Dental Travel Kit, che c'era sia nella versione nera glitterata che quella color menta, ma mi piace molto la mia. Le card di Sailor Moon e poi il Rement. Continuiamo. Qua parla appunto delle card di Sailor Moon per chi è nostalgico degli anni 90. Infatti, queste sono proprio le illustrazioni del cartone degli anni 90. Infatti, quello che guardavo io negli anni 90, insomma, ed è molto carino. Poi abbiamo il photo contest dove si possono vincere questi premi che sono, mi sembra, tutti a tema Sailor Moon. Quindi non si sa mai, si può provare. Questo è Yume Prize dove tutti quelli che hanno sottoscritto l'abbonamento possono partecipare. Vengono in automatico scelti uno a caso e vincerà tutte queste cose. Cioè, guardate quante, veramente tantissime. Poi abbiamo il Kawaii Monster Caffè, che è molto colorato.
ci sono addirittura dentro il caffè, ci sono dei quattro spazi con quattro differenti e super stravaganti design kawaii. Ognuno può scegliere il suo, c'è il Mushroom Disco, il Milk Star, il Bar Experiment e il Melty Room. Con tutti i colori molto pop, come vedete, molto sgargianti. E questi sono quelli che hanno mandato la loro foto delle vecchie scatole. Sono appunto quelli della community page. E quindi questo è finito. Allora, in conclusione, come vi dicevo, il prossimo mese non l'ho preso. Quindi quello di agosto non mi arriverà. Perché il tema, adesso non mi ricordo neanche più qual era, ma non mi convinceva e quindi ho detto vabbè, risparmio, perché comunque questa box costa sui 25 euro. E ultimamente è un po' deludente e quindi ho saltato per un mese. Vediamo il tema di settembre che cosa sarà e valuterò man mano. Le cose che mi sono piaciute di più, beh, questa sicuramente è molto molto carina, molto soffice. Ma in generale mi è piaciuto tutto, sono rimasta un po' così perché magari sono abituata con la Kawaii Box che costa meno e ci sono tante più cose e anche cose abbastanza utili tipo penne, adesivi, ovviamente ci sono peluche, anche altri generi, però insomma ha i suoi pro. Bene, io vi saluto, se voi volete provarla vi lascio comunque giù nell'info box il link per poterla provare anche voi, se volete, come vi dicevo, anche solo per un mese, non siete obbligati a fare l'abbonamento trimestrale o semestrale o annuale, insomma, anche solo di un mese come lo sto facendo io. E niente, se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e io vi aspetto anche su Instagram, Twitter, Facebook e anche su Tumblr da poco più ormai. Un grosso bacione a tutti, a presto, ciao ciao!